leggenda del nuoto. Un oro olimpico, due ori mondiali, cinque oro europei, 15 titoli assoluti italiani, oltre a un oro mondiale in vasca corta, due ori europei in vasca corta, campione olimpico mondiale europeo del 1500 metri, stile libero, Gregorio Paltrinieri! Gregorio, detto, soprannome, Greg. Gregoro. Sono finito. Ah, sì. Di solito Greg, quasi Greg. Tutti Greg. Gregoro. Vabbè, Greg. Tornado. Sì. Il ciclone di Carpi, perché sei di che Carpi. È simile. Eh? Che è simile, tornado, ciclone. Tornado. Grissino. Sì. E The King. Un sì, altro. Grissino ah. Mi non ricordo bene altro. Perché. Ce n'è un altro? Divino lo chiamo. Divino. Divino, addirittura. Orietta, vedi come. Lui ha detto, non chiamatemi Divino. Non chiamatemi, perché è modesto. Senti, 1500 metri sono 30 vasche. Sì, sono. Ecco, ma tu le fai tutte di seguito o in giorni diversi? Perché io ho calcolato 30, nella mia 30 vita, vasche vuol dire che mi va molto bene quell'allenamento lì. In allenamento faccio un sacco di vasche, faccio 18 km al giorno, quindi sono molto più di 30 vasche. Accidenti. 18 km sì. Al giorno in acqua. E la gara poi sono 30 vasche in vasca da 50 o 60 vasche in vasca da 25, dipende da dove è la. Ma è pranzo al sacco o è. Cioè, le pause. Io 18 km. Senti, dopo la vittoria a Rio il tuo allenatore ti si è avvicinato, no? C'è? Stefano Morini. E cosa ti ha detto? Ma siamo ancora in prima serata. No, no, siamo in seconda. Ah, siamo in seconda. Se no non te lo chiedevo. Cosa ti ha detto? Allora, lui ha vinto l'oro, arriva l'allenatore e gli dice... Allora, no, così diciamo che il concetto è che era un coglione, poche parole. Sì, 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 era quello. Perché? Perché avevi sbagliato? Perché, no, perché avevo fatto una gara un po' scellerata, nel senso, sì, non avevo fatto quello che ci eravamo insomma, programmati di fare. Poi sì. Ho vinto lo stesso, però... Oh, ce la fai vedere la medaglia d'oro? Facci vedere la medaglia d'oro, dai, guarda qua. L'oro olimpico! L'oro olimpico. E no, quindi... Eravamo molto contenti del risultato, però pensavamo di poterla gestire in modo diverso, tutto certo. Lì. Senti, sai che Vincenzo è nato al mare, no? Sì. Tu però... 18 chilometri li faccio in bicicletta. Come mai tu non hai questa passione per il mare? Per il mare? Come no? Passione per il mare, ma lui nuota in piscina, mica a mare. Ma fa anche il mare, anche mare aperto. Ma è stato lui a insegnarmi, ho preso... Bravo, grazie, 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 grande, 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 Greg. Allora, Greg... Tu sei stato giurato di Miss Italia. Sì, sì. Insieme a me. L'anno scorso. È vero. Insieme, sì. Insieme a Salemme. Insieme a Salemme. Sì, sì. Insieme a Salemme. Ah. Cioè c'è un po' di Miss Italia in ognuno di noi, in ognuno a questo di voi, tavolo, praticamente. Un po' triste questa cosa, sì. Okay. Beh, non mi ha mai chiamato in giuria. Neanche a me. No, perché a me piacciono un po' tutti. Mi sembrano tutte belle. No. Greg, tu hai... Tu, è vero che parli con l'acqua? Cioè, il fatto si dice acqua in bocca, tu invece parli con l'acqua. Sì, è un più, nel senso, capirci, pian piano canuotiamo, quindi io mi butto in acqua e ho certe sensazioni e cerco di stare sempre meglio, quindi lo intendo un po' come parlare con l'acqua, anche se poi è una sensazione di un feeling. C'è, il tuo libro in cui parli di questo feeling, edito da Mondadori, Il peso dell'acqua, peso dell'acqua. Sembra anche un titolo di... Ha scritto l'acqua. Sembra un po' il tipo di Camilleri, Il peso dell'acqua, cioè, sì, la forma dell'acqua. Dell'acqua, il peso dell'acqua. Dove tu dici proprio c'è questo rapporto fisico con l'acqua per superare il peso dell'acqua, ma anche il peso di dover sempre vincere. Sì, lì diciamo che racchiudo un po' tutte le emozioni e sensazioni che ho provato nel pre-Rio, quindi nel pre-Olimpiadi dell'anno scorso. E non è stato facile perché il peso che mi sentivo addosso era tanto, quindi il peso dell'acqua è più quello, nel senso, cioè il senso del libro è quello, che ho dovuto sopportare tanta incubi, pressione. Incubi, non sì, gli incubi a dire la verità li ho avuti dopo la gara. Dopo la gara l'incubo ricorrente era di non aver ancora fatto la gara, quindi di essere... Perché tutti si aspettavano che tu vincessi. Ma quando sì, è un problema, cioè non, nel senso, anch'io mi aspettavo tanto da me stesso, quindi qualsiasi cosa fosse venuta magari... Potevo avere qualcosa da ridire, solo l'oro mi poteva soddisfare a pieno. Certo, assolutamente. Invece Salemme ha sempre... Io dormo tranquillo. No, lui ha un incubo di una... No, tu hai l'incubo di una donna che ti uccide, è vero? Ma è una cosa vecchia. Vabbè, ma sì, sì. Adesso l'incubo invecchia. Quando una figura la donna invecchia. Una figura femminile. Una figura... Tu che sei psicanalista, lui ha questa... Ma avevo. Vabbè, ha quest'incubo della donna che lo vuole... Avevo. Che vuol la dire? La donna che non vuole... Lo vuole uccidere. Una donna che da dire... La madre, sai questa cosa? Chi è secondo te? Chi è l'assassino?
L'assassino che la donna non vuole uccidere, chi è l'assassino? Cioè, ma non ha capito proprio la domanda. No, ma cosa significa questo sogno? Cosa significa il psicanalisi? Ma lui è forte nelle domande, no? Hai ragione, bravo Elio, la risposta pronta, guarda che bravo Elio. Hai visto? Bravo Elio. Allora, significa che deve amare le donne. Significa che deve amare le donne. Come ti è venuto in mente? Vabbè, così. Allora, siccome Gregorio, detto Greg, è il presente del futuro del nuoto italiano, io vorrei dedicarti, così ci esaltiamo tutti noi, queste immagini in cui ti raccontiamo. E poi andiamo da Miss Italia. Prego, Greg. Vai. Secondo, gli ha dato 7 secondi, c'era già nello spogliatoio. Ma avete visto che lui balla? Balla mentre nuota, perché lui in testa ha sempre il rap. Quindi è vero, vuol no? dire che o ha letto il libro, mi conosce molto bene, perché è vero. Lui, no, beh, prendo ritmo, è vero, anche da canzoni. Che è vero, quindi, nel senso, mentre nuoto ho in testa un una certo canzone, ritmo in di una canzone un che gli dà il ritmo di bracciata. No, lui fa il rap oppure il rock. Ah, fa rap? Non c'entro niente io. Ah. Sì, beh, perché poi serve una frequenza alta. Tu fai scuola di ballo anche? Io ho fatto. Hai fatto scuola di ballo? E preferivo che questa cosa non uscisse qua stasera, però... però sì, in effetti ho fatto un po'. Mi spiace. Ma che ballo facevi? Facevo un po' tutto, a dire la verità. Serviva più che altro a sciogliermi, perché sono molto rigido e quindi... Che canzone quando ha vinto? Che canzone? Ragazzi, mi state facendo troppo... No, quando hai vinto la medaglia d'oro. Greg, allora, Greg, la medaglia Greg, d'oro... Tutti abbiamo degli scheletri nell'armadio. Mi stiamo guardando bene. Mi devo preoccupare tantissimo. È il bacio. Allora, no, dicevi, che canzone? Che canzone quando hai vinto? Allora, adesso ai mondiali avevo l'Illusivert XO Live Tour. Vabbè, non so capito, chi ha capito, capito. Però... Se mi stanno chiamando da casa, deve essere un'urgenza. Sì. Avete capito. No, abbiamo capito. Senti, sì. Sei stato in vacanza da poco in Thailandia, vero? Sì. Anche lì è stata in Thailandia. Ma ci siamo incontrati in Thailandia. Adesso. Strano, perché lì a Thailandia è proprio poi... un buco, proprio... strano, non vi siete incontrati. Io sono stato a Bangkok. Ma non è che dovete dirvelo. No. Per capire... Sì, per capire... Per capire perché non ci siamo incontrati. Sai una cosa, Orietta, adesso dico una cosa un po' triste, ma tu non ti malinconire. Perché mi devi malinconire? Perché ti dico una cosa triste. Gregorio, come tutti i grandi atleti, quando è in ritiro, quando è lontano da casa per le sue gare, le Olimpiadi, si sente solo. Ah! Un po' come Tom Hanks, sai, quando Tom Hanks... ma là era proprio... Castaway. Ti ricordo, è vero, parlava... Wilson. Con Wilson, col suo pallone Wilson. Perché aveva bisogno di un amico e di un compagno. Allora io so che adesso naturalmente hai molti impegni, ti aspettano insomma, tanti impegni lontano da casa. Sì. E allora abbiamo pensato anche noi, visto che tu avevi la passione del basket da piccolino, di darti che un bello. Wilson. Ma c'è Marzullo. Questo è Marzullo. Ecco, ti puoi portare il tuo Marzullo che ti fa compagnia. È uno dei regali più belli della vita. Oh, il tuo della firma. Ma certo, è bellissima. È un momento, hai visto che malinconia? È bellissima. È stato Vedi se ti fa qualche domanda pure lui. Purtroppo parla pure lui. Allora, abbiamo degli scheletri nell'armadio tutti.